Dottor Berta, direttore di Confindustria Savona, beh, è chiaro che gli industriali, che tra l'altro raggruppano anche il mondo alberghiero, il mondo turistico, non soltanto quello, come dire, produttivo e manifatturiero, sono in prima linea per questa situazione infrastrutture. Voi dite anche con molta chiarezza che non si può più aspettare, siamo arrivati al limite ormai. Siamo arrivati al limite, nel senso che con infrastrutture di questa natura, con i problemi che ci sono stati, il rischio è di non riuscire nemmeno a mantenere quello che abbiamo. Il turismo, il porto, la logistica e l'industria sono le tre gambe della nostra economia provinciale. Senza un piano infrastrutturale che metta in sicurezza quello che c'è e che preveda un miglioramento, sia per la parte ferroviaria su ferro, sia per la parte autostradale e stradale, il rischio è sia di perdere del lavoro nell'ambito della parte turistica, sia di perdere traffici sui porti di Savona e Vado e più che altro di perdere anche le aziende che ci sono. Cioè abbiamo sostanzialmente lo stesso numero di addetti che c'era negli anni 90, quindi abbiamo tenuto come aziende. È chiaro che però gli imprenditori, se non hanno almeno una prospettiva chiara, cioè non c'è una certezza di tempi per gli investimenti, il rischio è che possano cercare altre zone, altre aree dove andare a investire e dove possono, come dire, non avere i problemi che abbiamo avuto negli ultimi due mesi sulla Liguria. Per assurdo, tutto ciò avviene in una situazione, in un'area già individuata come area di crisi complessa, quindi dove gli investimenti dovrebbero essere paradossalmente favoriti ancora di più che in altre zone. Assolutamente sì, la convenzione, il protocollo d'intesa sull'area di crisi complessa è stata firmata dal Ministero dello Sviluppo Economico, dagli enti territoriali, dalla Regione Liguria e rappresenta la firma anche il Ministero delle Infrastrutture. L'unico soggetto che non ha fatto neppure un investimento, né abbiamo mai più visto al tavolo, è stato il Ministero delle Infrastrutture. Questo la dice lunga.